benvenuti nel mio canale. Guardate cosa ho trovato. Ho trovato questo pettine finalmente, che lo voglio, non so se riuscite a vedere. Sì, questo pettine qua. Non ho voluto toglierlo dalla scatola prima di farvi un video di presentazione. Ah, prima di tutto, aspetta che se riesco ad aprirlo. Ok. Vediamo. Non sono né tanto dure né tanto morbide, vanno bene, anche se a me piacciono più duri i pettini. Dunque, io l'ho pagato, non so se riuscite a vedere, aspetti, €1,99, 3 euro l'ho pagato, Dunque, qua dice, istruzioni, dunque, dice che questo pettine, è scritto in francese, questo pettine rende i capelli più flessibili. E quindi ha questa parte qua che si può spostare o in su o in giù. Quindi se n'è andato. Questo cosetto qua che si può mettere o su o in giù. Quindi dice che se lo mettiamo in sotto i boccoli saranno molto più larghi, se lo mettiamo su i boccoli o il riccio sarà più fine, più riccini, fini, piccoli. Dunque io vado a lavare i capelli e non faccio nessun tipo di trattamento oggi. Lavo i capelli, provo questo pettine, mi piace questa cosa qua che si separa così. E vediamo insieme che risultato ci dà. Vado a lavarmi i capelli. Eccoci, ho lavato i capelli, però prima voglio usare acqua di rose con cannella, foglie di alloro, che se vi interessa vi spiegherò cosa serve. Io lo uso sui capelli bagnati, sul viso, sul corpo, che non si deve essere asciugato, nel senso non tamponato con nulla. E quindi vado ad applicarlo sui capelli e adesso andiamo con il nostro styling. Vado ad applicare il mio Crazy Color, sapendo che mi è finito. Cosa faccio? Ho messo il mio siero magico, quello a base di vasellina, eccetera, ve lo lascio sopra. L'ho allungato perché mi è finito il colore. In frattempo c'è dentro il colore e anche il mio siero. Vado ad applicarlo. Ovviamente io sporco tutto, tutte le volte che lavo i capelli, metto il colore, macchie rosse ovunque, però mi salva la santa candegina. Guardate che bei ricci che lascia. Vabbè, per il momento diciamo che va bene, perché è un styling super rapido con questo pettine, perché non devi fare nessun tipo di ghirigori, devi solamente pettinarlo e dargli la flessibilità senza tirarli né niente, dargli la possibilità che il riccio si forma da solo. Io adesso voglio farli tipo la tecnica che faccio con l'altro pettine per vedere come escono. Non escono bene per niente, quindi meglio proprio usarlo come un pettine normale. Sarebbe bello, oppure una bella idea, usare l'altro pettine come rullo i capelli e li pettino con questo dopo per vedere il risultato. Magari può essere un'idea per il prossimo video. Come vedete, non faccio assolutamente nulla, solamente che li pettino dalla radice alla punta e gli do un attimino di flessibilità, così i capelli prendono la forma. Ricordiamoci che questa volta proprio io non ho applicato assolutamente nessuna maschera, nessun trattamento, anche sotto la doccia non ho fatto proprio niente, perché voglio proprio vedere l'effetto che dà proprio il pettine in sé senza troppi trattamenti. Thank you.
velocizzo il video perché comunque io me lo sono fatta proprio con tutta la calma del mondo e quindi se no il video sarà di 20, anzi di più, di almeno 30 minuti solamente per styling, mi sembra un po' troppo. Cosa ne pensate voi? Se voi conoscete già questo pettine? Se vi piace il risultato, comunque mi lasciate dopo il commento. Bella gente, mi raccomando, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E seguitemi su Instagram e Facebook, che intenterò essere molto più presente, che sono poco presente, però voglio essere più presente. Come vedete, io cerco comunque di pettinare i capelli all'insù, non sotto, perché mi interessa il volume. Per chi mi segue, per le persone che seguono i miei video, io adoro il volume, la definizione nelle punta e il volume in tutta la chioma, e quindi tutti i miei trattamenti, tutto il mio styling o le mie asciugature dei capelli, sempre punto sul volume, non tanto sulla definizione in sé, perché io vedo tante ragazze che puntano magari sulla definizione del riccio, che sia più definito, ma il volume è meno, però io faccio al contrario, voglio la definizione sulle punta e il volume totale sui capelli. Adesso vado a fare un po' di crunch. L'ho fatto con la vasellina, non so se riuscite a vedere, un po' di vasellina nelle mani, scaldandola, e vado a fare crunch così do più fermezza ai ricci. Io non uso né gel, non uso schiume assolutamente. In frattempo che voi fate il crunch sui capelli, con le dita sentite proprio le ciocche che sono più secche e cercate di darle più forma. E voilà, adesso la righetta, che prima o poi ce la farò a farvi il video per la riga, e comunque io mano a mano tocco i capelli, il punto che vedo che è più crespo o più secco, sempre gli do più idratazione e cerco di creare il riccio. Ho asciugato i capelli col phon, come vedete il riccio non è per niente male. Adesso vado a dare una forma ai miei capelli. Il poco che mi rimane della vasellina, pochissimo. C'è una seguitrice che mi ha chiesto se io uso la spuma o le schiume per i capelli. Io le schiume le usavo tantissimi anni fa, quando ho deciso di mantenere i miei capelli ricci, le usavo tanto per dare definizione ai miei capelli, quindi usavo abbastanza. Il problema delle spume, perlomeno per mio punto di vista, allora, il primo giorno ti dà una definizione pazzesca, se avete una uscita, una serata o qualcosa da fare, perfetto. Dopodiché seccano tantissimo i capelli, tanto tanto tanto, e sinceramente no, non mi piace più la definizione naturale dei ricci, poi si seccano, fanno delle pieghette, si rovina proprio il riccio dopo, no, preferisco di no, ne ho provati parecchi, l'ultima l'ho comprata, vi dico la verità, l'ho comprata l'anno scorso, poi l'ho regalata a un'amica perché tanto per tenerla lì non serve assolutamente a nulla. Adesso andiamo a darci una forma. Io lo asciugo col phon con la testa in giù e quindi già vedete il volume che c'è, che non è per niente male. Anche la definizione dei ricci non è per niente male. Non è male, eh? Guardate qua. Non è male. Non so se riuscite a vedere. Non è per niente male. Ah. Il prossimo video comunque farò un video di
comparazione tra i pettini, tra il pettine che uso di solito, la tecnica che uso di solito, poi la organizzo bene. Guardate, cioè, guardate che volume che c'è. Che di solito, vi dico la verità, perdo più tempo e per avere un volume del genere i capelli devono essere completamente, completamente asciutti. O di solito questo volume ce l'ho il secondo giorno. Se li faccio asciugare al naturale, passeggiando la mia piccolina. Wow, mi piace, guardate qua. Guardate, peccato che qua in bagno non è che io ho una luce splendida. A parte, guardate questa qua, ad esempio, che è un po' sfibrata, la bagno un po'. La sciolgo, ma la cosa è, sentite che avete un sacco di capelli, nel senso al primo lavaggio così, che dà questa definizione senza tanto lavoro, mi piace. La mia recensione è abbastanza positiva, mi piace tanto, però lo devo provare più di una volta per capire se preferisco questo pettine o preferisco il mio pettine classico che uso sempre o l'altro che utilizzo per la definizione. Comunque, in grosso modo mi piace. Che mi piace, non so se riuscite a vedere, che proprio separa le ciocche dalla radice, proprio li separa, non so se riuscite a vedere, sono separati. E questo qua è un grande vantaggio. Bella gente, voto un bel 8 per questo pettine per il momento. Perché devo provarlo bene. Provato a freddo così mi piace tantissimo il risultato che mi ha dato subito volume, separa le ciocche dalla radice, dà abbastanza definizione anche se non ho elaborato proprio il styling dei capelli. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e soprattutto aspettatemi per il prossimo video e la prossima volta farò una comparazione tra i due pettini e buona domenica a tutti. Ciao, alla prossima!